La Maestrarme.it di Riccardo Cristiano, ci troviamo finalmente al 17 dicembre 2022, dove i Coppatti hanno organizzato per la prima volta i Babbi Natale in moto. Voi l'avete vista ovviamente come diretta Instagram, è stata veramente meravigliosa, ci hanno praticamente suonato tutti, applaudito, video, foto, siamo diventati social ormai, quindi chiediamo a Gaetano come è nata questa idea soprattutto. Ma non ce le potevamo preparare prima? No, non ce le prepariamo prima, dobbiamo fare le cose in diretta. Beh, beh, guarda, si è emozionato. Non siamo in diretta, non siamo in diretta. Tagliamo, voi tagliamo, voi tagliamo. Allora, com'è nata, diciamo, questa idea dei Babbi Natali in moto? Volevamo regalare qualche sorriso e ce l'abbiamo fatta. Io direi proprio di sì. Tra l'altro possiamo anche dire che ci hanno seguito tutti, anche quando passavamo con le moto. Siamo partiti da Sant'Eufemio, da Piazza Italia, poi siamo arrivati a San Biase, e da San Biase a Nicastro siamo passati addirittura nei vicoletti di San Biase e di Nicastro. E qual è stata la tua sensazione, a parte l'ansia iniziale? Sì, a parte l'ansia iniziale, l'ansia durante, l'ansia dopo, l'ansia ora, questo microfono. Vabbè, però, ragazzo, questo allora fa di tutto, ha organizzato con un gruppo, eravamo almeno più di 30 moto, penso. Era 33 moto, quindi 33 moto praticamente in giro per tutta la Lamezia, ed è emozionato. Però meno male che c'ha i suoi compatti vicino, diciamolo. Io farei un'inquadratura e i compatti, inquadrami i compatti, fai vedere questo gruppo. I mitici compatti, questa è la prima volta, quindi io mi aspetto che l'anno prossimo siamo ancora più numerosi e soprattutto carichi come adesso, perché siamo carichi, dillo. A pallettoni. Vi dico soltanto che adesso sicuramente ci andremo a fare una birra, perché qui ci sono tanti posti belli alla Lamezia, a San Biase ovviamente, dove poter festeggiare. Quindi io vi invito non solo a vedere, insomma, la pagina dei compatti, di seguire i compatti e di fare un in bocca al lupo per tutte le belle iniziative che farete e che avete fatto anche quest'estate, ma anche per quelle che faremo l'anno prossimo. Io ci partecipo, eh? Assolutamente sì, lo facciamo. Ho fatto la slitta di Babbo Natale, ragazzi, ve lo dico, con la mia piccola Mini Cooper che è stata addobbata in maniera... Tra l'altro il cameraman in questo momento è il vero Babbo Natale tutto l'anno, il nostro amico Napoleone. Quindi basta, lamezzaterme.it è tutto, i compatti vi salutano, quindi io vi direi di fare Buon Natale tutti insieme alla lamezzaterme.it, ma soprattutto alla Lamezia. Vai! Buon Natale!